Collection per BMW qua in via Monte Napoleone, all'insegna del lusso, dell'eleganza ma della sportività. Batti qua un animo totalmente M. Allora ci racconta Carlo, direttore marketing, quali sono i programmi della nuova stagione di BMW Italia. Beh, innanzitutto una location incredibile per la nostra presentazione dei piani Motorsport 2023. La House of BMW, aperta una settimana fa in occasione del Salone del Mobile, ospita oggi la presentazione del campionato M2 CS Racing Cup del 2023. Programmi importanti che ci vedono pianificare le gare all'interno di 5 circuiti italiani per 6 tappe, quindi partiremo il 6 e 7 di maggio da Misano per poi toccare Vallelunga, Monza, 2 gare al Mugello prima e dopo l'estate per poi chiudere 28 e 29 di ottobre a Imola, quindi un campionato che vedrà ancora protagonista l'M2 CS Racing Cup. Sì, un appuntamento ricco di gare, appunto di emozioni, ma allora per partecipare cosa bisogna fare? Ma partecipare bisogna avere uno spirito competitivo, ovviamente, bisogna essere un pilota di auto performanti come l'M2 CS Racing e ovviamente avere un team e iscriversi al nostro campionato in modo ufficiale. Quest'anno anche una grande novità, abbiamo voluto inserire un premio speciale, il premio Under 26 per i piloti giovani che hanno l'opportunità, in caso di vittoria di questo premio, di partecipare eventualmente nell'anno successivo al campionato italiano GT a bordo dell'M4 GT3. Beh, insomma, una grande opportunità. Per chiudere però dobbiamo parlare anche dei costi. Quanto ci costa partecipare a una gara? Ma io vorrei parlare del montepremi, perché poi alla fine i partecipanti... Il costo vale il montepremi. Il costo vale il montepremio. Alla fine questo è un campionato da un montepremio di 130.000 euro. È un campionato che ovviamente vede diverse opportunità anche a livello di costi, perché da una parte ci sono i costi dei team, dall'altra parte ci sono i costi di partecipazione al campionato e alle singole gare durante gli autodromi, ma c'è anche un'opportunità di dividere il sedile con un compagno e quindi dividere i costi del nostro campionato. Come si dice in gergo, il gioco vale la candela, io ho scelto i colori adatti, guardate, mi sento molto M inside e outside, e allora non vedo l'ora di scendere in pista a guidarle, magari in prova, chissà, intanto da spettatrice. Parliamo di lifestyle, lei è l'icona giusta, icona di stile, eleganza, ma anche di power, perché ha un cuore davvero sportivo e nel tempo, negli anni, il Mini Challenge ce l'ha dimostrato sulla pista. E allora siamo qua per raccontarvi i nuovi programmi, ci sono delle novità e attenti ragazzi, avete 16 anni, avete voglia di divertirvi, avete un sogno, quello di correre in pista, beh, con Mini lo puoi realizzare. Giustissimo, Mini quest'anno nella sua formula di campionato challenge prevede proprio anche per i giovani piloti una classe a loro dedicata, la Mini Academy, fatta su vetture che sono abbastanza di serie, 231 cavalli John Cooper Works, che consente e fa accedere al mondo della competizione anche i giovani che vogliono entrare in questo mondo. All'interno poi del gruppo tutte le possibilità sono aperte, passare alla classe successiva dell'Evo oppure passare al campionato motomarca sempre di BMW. Quindi si inizia così, c'è una possibilità di upgrading, insomma parliamo appunto anche di costi, perché aprire a questa categoria significa aprire a un ragazzo che ha tanti sogni, tante aspettative, ma voi lo mettete anche nelle condizioni economiche di gareggiare per vincere anche poi un premio, è davvero importante vista l'età, Sì, allora l'accesso è sicuramente avvantaggiato e vantaggioso per i giovani piloti che vogliono entrare in questo campionato. I costi sono ridotti per due motivi: uno, perché la vettura è abbastanza analoga a una vettura di serie, e poi anche l'accesso al campionato ha dei costi molto agevolati. E poi, se ci sono le doti, la voglia di andare avanti, sicuramente ci sono dei premi molto importanti per arrivare fino alla possibilità di accedere al campionato di BMW con il campionato GT3, che chiaramente è tutta un'altra
famiglia di competizione, ma che rimane all'interno di quello che è la struttura e la strategia del gruppo BMW del motorsport. Appunto, hai detto bene, gruppo BMW, perché Mini, come sapete, fa parte dello stesso gruppo, avete questa comunione di intenti, questa anima sportiva, e in questa occasione condividete anche l'hospitality. Sì, sì. Condividiamo non solo l'hospitality da questo campionato 2023, anche i circuiti e le gare in cui andremo, in fine settimana di gara, saranno in comune BMW e Mini, e quindi ne vedremo delle belle. Beh, se volete correre con stile, eleganza e soprattutto passione, a bordo di Mini ci siete alla grande, e qua da Via Monte Napoleone, il nuovo hub dove vedremo tantissimi eventi che racconteranno la storia del marchio Mini e anche BMW, che dire, ci vediamo in pista!